Abbiamo visto tanti post social dove venivano esaltate le sue qualità, proprio dell'ex primo cittadino, ma poi cosa è successo? È successo che mi sono candidato, non è che è successo niente, non abbiamo litigato, io devo dire che ho difficoltà a ricordare di aver mai litigato con qualcuno, si figuri se potevo mai litigare con il sindaco di una città metropolitana, ho trattato i sindaci come se fossero dei miei colleghi al mio fianco, perché ho sempre detto loro che qualunque sia il colore politico dell'appartenenza politica dei sindaci, io e i sindaci abbiamo avuto in questi anni gli stessi obiettivi, perché la difesa del territorio, del loro territorio, era un obiettivo prima loro e poi mio. E sono stato al loro fianco e quando c'erano state delle difficoltà o delle necessità, il sindaco di Messina, l'ex sindaco di Messina lo sa bene, io al suo fianco. I posti a cui lei fa riferimento sono i posti di riconoscimento di aver sempre trovato un interlocutore attento, pronto, pronto all'ascolto e pronto soprattutto ad essere al suo fianco quando lui ha avuto bisogno in termini di difesa di questa città. Io per difendere questa città sono stato sempre al suo fianco e lui questo l'ha riconosciuto. Poi ho deciso di prestare questo mio servizio alla mia città. A quel punto, come avviene sempre, sono diventato un nemico da abbattere, politicamente parlando, come dice lui, ovviamente. E questo ha causato che nell'ultima settimana, in particolare, e da mesi, mi sta riservando un trattamento che tratta tutti i nemici politici che lui ha incontrato nella sua strada ed è una cosa che oggettivamente ha superato i limiti della decenza. Tra l'altro, ripeto, mi sarebbe piaciuto, perché ormai siamo all'ultimo giorno di campagna elettorale, confrontarmi con chi è il candidato a sindaco di questa città. Non ho avuto la possibilità di farlo, perché quando ho provato a confrontarmi con Federico Basile, lui ha sempre parlato di continuità, dove gli è stato specificato che c'erano delle anomalie rispetto alla continuità, lui a quel punto ha detto che andava oltre. Quando si è provato a fare dei progetti specifici ha fatto sempre riferimenti a tomi. Io sono curioso, prima o poi questo tomo 1, tomo 2 e tomo 3 li leggerò perché anche ieri sera in televisione lui ha parlato di tomi, ma non ha parlato di progetti. Parla di tomi. Quando si parla di progetti lui parla di tomi. E quindi mi sarebbe piaciuto parlare con lui. Ma non è stato possibile, perché il mio interlocutore non è mai stato lui, ma l'unico interlocutore che ho avuto, anzi non l'ho avuto perché non lo è stato un urlatore che la mattina mi ha insultato.